Signore e signori, buon pomeriggio da Marco Lucchini. Il football americano, il campionato italiano di football americano è giunto al penultimo atto. Si sono giocate infatti nello scorso weekend le due semifinali, una delle quali comunque è stata giocata sub iudice, ne parleremo più avanti, poiché era pendente un ricorso dei Simen di Milano, ricorso che è stato poi accolto proprio questa mattina, quindi ma ne parleremo più avanti. Con le immagini cominciamo dalla partita che si è giocata a Ravenna tra i Frogs, campioni d'Italia, e i Chiefs di Ravenna. Chiefs, squadra rivelazione del girone sud, ecco qui inquadrati all'inizio della partita abbiamo visto i capitani della formazione legnanese dei Frogs, a centrocampo ora con i capitani della formazione di casa, l'arbitro capo, il signor Frank Coccaro, al sorteggio per il campo e per il calcio della palla, il calcio d'inizio della palla. Partita, ecco, saranno i Frogs a ricevere il pallone, a ricevere il calcio, quindi calcio, ecco qui la mascotte, la rana, i Frogs sono le rane, i ranocchie di Legnano, la mascotte che segue sempre le partite dei campioni d'Italia. Ed ora siamo all'inizio, alla prima giocata, il quarterback Robert Frasco, Bob Frasco in azione, in un'azione personale, tenta la sorte da solo ma viene fermato. Abbiamo avuto un lieve guadagno di yard, sempre in attacco, naturalmente la formazione legnanese, ora un handoff sul numero 8 Whitehouse, Scott Whitehouse, il giocatore che ha sostituito Marx in questo campionato, eccolo qua inquadrato. Marx ora è tornato negli Stati Uniti, ma ritornerà in squadra con i Frogs Legnano in occasione dell'Euro Bowl, il campionato europeo per club, dove è concesso l'uso di tre stranieri, due soli in campo però. Passaggio intercettato, molto bene questo intercetto sul lancio di Bob Frasco, intercetto di Ghirotti, Pietro Ghirotti, un linebacker difensivo della formazione di Ravenna, ed ora i Chiefs, i capi, attaccano avendo conquistato il possesso di palla. Passaggio completato da parte di Medici sul numero 4 Bell, lo straniero Michael Bell, un receiver e running back della formazione ravennate. Ed ora la formazione di casa tenta un field goal da 30 yard. Calcio è tra i pali, quindi ecco l'arbitro capo segnala con le braccia alzate la realizzazione del field goal, 3 punti quindi per i Chiefs che passano in vantaggio, 3-0 il punteggio. Ed ora Whitehouse con la palla che corre per i Frogs, campione d'Italia in carica. Continua il drive d'attacco della squadra lombarda, ecco Robert Frasco si allontana, forse è una shotgun, e infatti così è, un tipo di formazione d'attacco che consente al quarterback un passaggio con più tempo, passaggio comunque non completato, quindi nulla di fatto, l'azione si ripete. Ricordiamo che ogni squadra in attacco ha diritto a 4 tentativi per avanzare la palla di 10 yard. Ora è una sintesi questa, quindi ora abbiamo in attacco la formazione di Ravenna, passaggio intercettato dai Frogs, questo passaggio di Medici, di Cristiano Medici, quarterback della formazione ravennate, passaggio intercettato da Stefano Castellanza, numero 32, lo vedete inquadrato in primo piano, uno dei giocatori chiave della formazione legnanese e tra l'altro anche uno dei primi della vecchia guardia, diciamo, della squadra campione d'Italia. Ancora Whitehouse che corre, ha un incespico un attimo, gli è fatale, quel passo viene bloccato dal difensore di Ravenna, comunque c'è un avanzamento di palla abbastanza consistente. Ed ora abbiamo ancora in shotgun Bob Frasco che non trova il compagno libero, deve correre lui stesso, ora non può più passare in avanti, può soltanto eventualmente passare indietro, ma tiene la palla, viene fermato, tocca terra con la palla in mano e il gioco si ferma in quel punto, nel punto in cui la palla si trovava quando il corridore, in questo caso lo stesso quarterback Bob Frasco, ha toccato terra con una parte del corpo che non siano naturalmente i due piedi e una
mano. Infatti un giocatore con la palla in mano può toccare terra, se si sbilancia può toccare terra con una mano, e in questo caso la palla non è morta, può continuare a correre. Certo che se tocca con le ginocchia o con entrambe le mani, o comunque cade a terra, il gioco si ferma e la palla dove si trovava viene considerata morta. Quindi è importante nel momento in cui il giocatore tocca terra vedere dove si trova la palla, perché non è il punto dove il giocatore tocca terra, ma dove si trova la palla nel momento in cui tocca. Intanto qui abbiamo un touchdown di Whitehouse che consente quindi ai Frogs di passare in vantaggio 6-3 il punteggio. 6-3 con... ora avremo una, tra l'altro una corsa di 4 yard, c'è stata poi la conversione da un punto con Rovellini, quindi 7-3 il punteggio a favore dei campioni d'Italia, i Frogs, le rane di Legnano. Abbiamo visto intanto il kick-off e il ritorno, il calcio d'inizio e il ritorno della squadra di Ravenna, ritorno di Bell, proprio di Bell, il running back della formazione di Ravenna. Spesso lo straniero viene utilizzato in, anche nello special team, così si chiama la formazione che viene utilizzata nei ritorni dei punt, nei ritorni dei kick-off. Intanto abbiamo visto un passaggio completato da Medici su Alberani, ed ora ancora in attacco i Chiefs con Medici al lancio, passaggio completato questa volta su Michael Bell, uno dei due stranieri della formazione di Ravenna, l'altro è John Knight. Comunque il importante è rilevare che questa squadra, che è stata senz'altro una rivelazione nel girone sud, utilizza come quarterback un italiano. E a proposito di giocatori italiani, è da dire che proprio in questi giorni i giocatori italiani di football americano hanno deciso di riunirsi in un'associazione. Non sarà senz'altro un sindacato, ma un'organizzazione volta ad un discorso, a un dialogo con la federazione, con gli ufficiali di gara, questo per migliorare il gioco stesso, per migliorare proprio tutto il movimento del football e creare un amalgama più concreto, in maniera da evitare il più possibile malintesi tra giocatori, società, arbitri, cosa che purtroppo succede anche nel football americano, come succede il resto in tutti gli sport di squadra. L'associazione dei giocatori di football americano italiani verrà ufficializzata in occasione del Super Bowl, che si disputerà, la partita finale che assegnerà il titolo nazionale 1989, si disputerà, come molti di voi sapranno, l'8 di luglio a Parma, alla Tardini di Parma. Intanto continua, questo è ancora Frasco, il quarterback legnanese, che porta la palla con una corsa, continua il drive d'attacco dei campioni d'Italia. E ancora una end-off su Whitehouse. Quest'anno la squadra lombarda, a differenza dell'anno scorso, quando con Marx poteva effettuare Frasco dei passaggi molto profondi, quest'anno, vedete, ecco, anche in questa occasione, tende a giocare sulla terra. Intanto abbiamo un touchdown segnato proprio da Whitehouse, da Scott Whitehouse. Dicevamo, quest'anno la squadra di Legnano tende a giocare più sul terreno, quindi con corse che non con passaggi. Non è che naturalmente Frasco rifiuti i passaggi, anzi è un ottimo quarterback con un ottimo braccio, in grado quindi di servire dei palloni molto preziosi ai ricevitori, spintesi in avanti. Ma evidentemente gli allenatori reputano Whitehouse un ottimo sfondatore, un ottimo running back in grado di conquistare parecchie yard. Ora siamo con il punteggio di 14-3, abbiamo visto il touchdown di Whitehouse e c'è stata poi, non vista comunque, la trasformazione al calcio ancora da un punto con Rovellini, quindi 14-3 il punteggio a favore degli ospiti. Ricordiamo, si sta giocando, la partita è stata giocata a Ravenna, in casa dei Chiefs, dei capi, i capi indiani per la precisione, sarebbe il termine esatto, mutuato ovviamente dal football americano professionale. Qui c'è un fumble conquistato dalla formazione di Legnano, è stato Vittorio Colombo a conquistarla, ecco che è tutto contento, si congratula ed è congratulato dai compagni di squadra. Quando la squadra che è in attacco perde la palla, se la riconquista la squadra avversaria conquista contemporaneamente anche il diritto ad attaccare, quindi in attacco con una shotgun
il Legnano Frogs, passaggio questa volta, che abbiamo parlato prima di gioco sul terreno, questa volta gioco aereo su Da Pozzo, Davide Da Pozzo numero 7, passaggio molto buono di, avete visto, di Bob Frasco, Robert Frasco, ed ora in buona posizione, ancora una corsa, vedete, White House che va a segnare e segna un touchdown da 7 yard, una corsa da 7 yard di White House, con la trasformazione di Rovellini da un punto, che ora vediamo, buona tra i pali il calcio, quindi buona trasformazione del calcio, 21-3 quindi il punteggio, sempre a vantaggio dei campioni d'Italia. Si va profilando un successo dei Lombardi, la squadra di Ravenna, l'abbiamo detto in più di un'occasione, lo ripetiamo ancora, è una squadra che quest'anno ho intercetto, questa volta è stato intercettato il lancio di Medici, intercetto di Giuseppe Liguori, di Pino Liguori, un giocatore anche lui dei mitici Frogs, quando iniziarono a contrastare il passo ad un'altra squadra mitica, quella dei Rhinos di Milano, la prima squadra di football americano in Italia. Ancora qui abbiamo avuto una finta di reverse con White House, che ha fintato un passaggio a compagno di squadra, poi invece ha proseguito lui stesso la corsa, guadagnando comunque tenendo loro un tentativo di field goal con Rovellini, naturalmente, che è il calciatore della squadra di Legnano. Vediamo se è tra i pali, sì, è buono, quindi vediamo anche l'arbitro capo, Franco Caro, il referee di questa partita, che segnala la segnatura di questo field goal, 24-3 il punteggio, vale 3 punti il field goal, lo ricordiamo. Ed ora invece abbiamo in attacco, abbiamo visto Pasquali con la palla per i Chiefs di Ravenna. I Chiefs di Ravenna che evidentemente hanno speso molto durante la regular season e anche in questa fase dei playoff, ora sono trovati ad affrontare una squadra molto forte, obiettivamente i Frogs di Legnano. Intanto c'è stata una segnatura dei Chiefs che accorciano le distanze con una corsa di Knight per una yarda, con invece il calcio, la trasformazione non è stata effettuata, non è stata trasformata questa meta, quindi 24-9 il risultato sempre a favore dei legnanesi che, lo ripetiamo, sono comunque squadra fortissima, e se il risultato ora pende a loro favore, questo non deve andare a incrinare quella che è stata la grande prova di quest'anno dei Chiefs di Ravenna, che comunque escono a testa alta da questo torneo 1989. Bellissimo passaggio di Medici su Alberani. Ora il punteggio, lo ricordiamo, è di 24-9. È un po' ampio il divario di punti che divide le due squadre, quindi abbastanza improbabile pensare ad un ribaltamento della situazione, anche se qui ci aveva provato effettivamente Medici con un lungo passaggio direttamente nella end zone, passaggio non completato comunque, che in pratica vanifica questo drive d'attacco della squadra di Ravenna, che è costretta a cedere la palla, era l'ultimo tentativo, era il quarto down, agli ospiti legnanesi. Ora abbiamo il passaggio a White House di Bob Frasco e corsa solitaria in touchdown, e con questa corsa lunghissima di 71 yard si conclude in pratica la partita 31-9, quindi il punteggio che rimarrà fino alla fine. C'è già, vedete, nella panchina, anche se non si tratta di panchina ma di spazio a disposizione delle squadre, la gioia del... Qui finisce la partita, vedete l'arbitro alza il pallone, finisce la partita 31-9, gioia per i Frogs che conquistano così ancora una volta la finale per il titolo di campione d'Italia. Il saluto, il consueto commiato delle squadre con il consueto battere di mano. I Chiefs comunque escono a testa alta da questo campione. Ed ora con le immagini passiamo ad un'altra partita, qui Salvi ha fatto scuola. La partita è quella che vedeva opposti subiudice, ed ora spiegheremo un po' com'è la situazione, la squadra di Roma dei Gladiatori e i Saints di Padova. Dunque, si è giocato subiudice la partita tra Gladiatori e Saints, poiché era ancora pendente il ricorso dei Seamen di Milano. I Seamen di Milano erano rimasti sconfitti dai
Gladiatori di Roma, eccoli inquadrati ora all'inizio della partita, nell'incontro che si era svolto a Milano nei quarti di finale. Era stata una partita caratterizzata dal fatto che la formazione di Roma si era presentata al campo senza le casacche, senza le divise. Sono state ritrovate poi recuperate delle divise, sono state comprate in un negozio di Milano le casacche, sulle quali i numeri sono stati disegnati con dello spray rosso, della vernice rossa, e alcune non avevano la numerazione sul davanti, altre l'avevano soltanto sul di dietro ma non sulle maniche, comunque cioè le maglie non erano sicuramente regolamentari. La partita era stata giocata lo stesso e aveva dato come risultato il successo per i gladiatori, tra l'altro un successo sorprendente dei gladiatori di Roma. Intanto con le immagini inizia la nostra sintesi, al calcio in senso di Padova ritornano i romani. Al termine della partita la formazione di Milano aveva esposto un reclamo, aveva avanzato un reclamo presso il giudice unico, il quale l'aveva rifiutato, non l'aveva accolto. Ricorrendo quindi in seconda istanza, i Simen hanno avuto ragione. La commissione di seconda istanza ha deciso che l'incontro venga ripetuto. Quindi la partita che vedeva opposti i vincitori tra Simen e Gladiatori e i Saints di Padova è stata giocata sub iudice, nel senso che qualora il risultato della decisione della commissione di seconda istanza fosse stata sfavorevole ai Simen, tutto sarebbe stato regolare, quindi partita omologata a quella che stiamo seguendo in sintesi, cosa che invece non è avvenuta. In pratica questa partita è stata giocata, ma il risultato non è valido ai fini del proseguimento, quindi dell'acquisizione dell'altro posto in finale. La partita tra i Simen di Milano e i Gladiatori di Roma verrà rigiocata mercoledì alle ore 21 a Firenze, oppure in secondo ordine a Bologna, non solo in serata, si saprà esattamente a causa della disponibilità degli impianti se si giocherà a Firenze o a Bologna. In caso di vittoria dei Simen in questa partita rigiocata, dovrà essere ovviamente rigiocata anche la partita che hanno disputato i Saints contro i Gladiatori, quindi questa partita sarà disputata nel weekend prossimo. Ma seguiamo ora questa partita che alla luce del risultato della sentenza della commissione di seconda istanza della federazione è una partita pleonastica, se vogliamo. Intanto qui abbiamo la prima segnatura, quella di Cinelli, una corsa, un passaggio di 4 yard da Lieberman a Cinelli con il calcio di Fristachi, quindi 7-0 per i Gladiatori che aprono la serie delle segnature. Ora abbiamo invece la corsa in attacco dei Saints di Padova, squadra veramente, possiamo dire, rivelazione, anche questa nel girone sud, tra l'altro, come i Chiefs di Ravenna. Il girone sud è quello che ha dato le sorprese più interessanti, tra l'altro anche i Gladiatori erano nel girone sud. E soltanto i Frogs e i Simen, ora ripescati, sono arrivati ai playoff nel girone, squadra del girone nord. Qui abbiamo visto una corsa di Randy Turer, quarterback della squadra patavina, ed ora abbiamo anche un touchdown segnato dalla squadra di casa. Si gioca appunto allo stadio Plebiscito di Padova. Il punteggio quindi vede, con la non trasformazione di questo touchdown, quindi solo 6 punti per i Saints, quindi 7-6 sempre in vantaggio i romani. Romani che ora attaccano ancora. Abbiamo visto un passaggio di Lieberman su Cinelli, man in motion, ancora Lieberman al passaggio completato, siamo a 5 yard dalla linea di gol dei Saints. L'azione comunque
Il drive si era comunque concluso con un nulla di fatto, ora abbiamo in attacco i Saints, lungo passaggio di Tyrell, troppo lungo questo passaggio per essere completato. Qui segnalato un fallo dall'arbitro capo, il referee, il signor Mattu di Bologna. Passaggio indietro, è possibile effettuare un passaggio indietro anche dopo aver superato la linea di scrimmage, cioè la linea sulla quale viene posta la palla all'inizio di ogni azione. Ed ora ancora Lieberman, l'uomo chiave della squadra capitolina. Passaggio molto bello sul numero 3 Davis, però qui perde la palla, forse la recupera, vediamo. E invece la palla è stata conquistata dai Saints, che esultano, quindi conquistano la palla e il diritto ad attaccare. Diciamo, prima dei passaggi indietro, i passaggi in avanti possono essere effettuati uno solo, tra l'altro, e da dietro la linea di scrimmage in avanti. Qui abbiamo la corsa di Tyrell che corre, esce dal campo a 6 yard dalla linea di gol romana, quindi in ottima posizione i Saints per un'altra segnatura. Vediamo, passaggio completato, buono, touchdown in passaggio di Tyrell su Favaron, 7 yard di passaggio. Ed ora il calcio è buono, quindi 13-7 il punteggio a favore dei Saints, dei Santi. Abbiamo un ritorno di Davis, lunghissimo questo ritorno di kickoff di Davis. Ora sono ancora in attacco i Saints, ancora Tyrell quarterback che smista una palla su Priest. Ancora un passaggio, questa volta il passaggio è completato, buono questo passaggio su Vissa. 13-7 il punteggio. Andiamo a chiudere, questa volta corre lui stesso, avanza e conquista il down. Infatti gli arbitri fermano il cronometro, avete visto con quel movimento di braccia incrociare. Passaggio completato, dovrebbe essere completato questo passaggio, e così è, passaggio completato su Martini da parte di Tyrell. Ed ora in buona posizione, ancora un passaggio, vediamo, siamo a meno di una yarda dalla linea di gol, buonissima posizione. E qui c'è un fallo di holding da parte dei Saints, che vedete vengono fatti arretrare. Naturalmente il fallo era a favore dei romani, che hanno accettato la penalità facendo arretrare così i Saints. Ed ora una corsa di Tyrell che esce dal campo a meno di 10 yard, siamo ancora in prossimità della linea di gol dei romani, siamo a 5 yard questa volta. Ryan Priest aveva portato la palla. 13-7, avete visto ancora il punteggio. Il drive di prima non si era concluso, infatti vediamo che sono ancora indietro i padovani, però ancora un passaggio di Tyrell portato sotto la linea di gol, e questa volta c'è il touchdown, finalmente il touchdown di Giuseppe Fagian, quindi incrementano il loro vantaggio i padovani. C'è stata una finta, avete visto, una finta di calcio e poi la trasformazione al passaggio, quindi due punti e non uno come sul passaggio. Vissa ha ricevuto il passaggio, quindi ora il punteggio vede i Saints in vantaggio per 21-7. Ed ora siamo al kick off, attenzione, qui abbiamo un ritorno, osservate, guardate questo ritorno del numero 33 Cinelli, riesce a passare tutta la difesa dei Saints e andare a segnare il touchdown. Guardate, non capita sovente di vedere una corsa simile, corsa di Cinelli di 78 yard. 21-14 il punteggio, perché c'è questa trasformazione al calcio, quindi un punto
quindi 21-14. Riducono lo svantaggio i capitolini. Ancora in attacco i Saints, ancora un passaggio buono, questo passaggio di Turer. Era stato ancora Fagian a ricevere il passaggio, uno dei receiver più interessanti di questa formazione. Formazione è ancora Turer in corsa, solitaria. Questo quarterback che ora vediamo a faccia in giù sul manto erboso non disdegna di correre lui stesso con la palla. Qui viene dato buono il passaggio su Vissa. Squadra dei Saints, l'abbiamo detto già in altre occasioni, una squadra molto interessante perché ha un ottimo vivaio, ha giocatori molto giovani, è veramente la squadra rivelazione del torneo. Ed ora abbiamo visto intanto un touchdown che porta il punteggio a 27-14. Il touchdown era stato segnato da Priest con una corsa di una yarda e la trasformazione di Fristacchi. Ora abbiamo invece Davis, Bobby Davis per i gladiatori, che avanza mentre da meno di 12 yard parte Lieberman e segna. Touchdown di Lieberman, touchdown di Lieberman con la trasformazione al calcio, un punto, 7 punti, quindi il punteggio ora va a 27-21, come vedete del resto dal tabellone. 27-21, si avvicinano i romani, quindi partita tutta da giocare questa semifinale, che però intanto c'è stata una invasione della linea difensiva dei romani, infatti vengono penalizzati di 5 yard. Dicevamo partita tutta da giocare, risultato in bilico per una partita che purtroppo sappiamo ora però non avere alcun valore, poiché trattandosi di una partita sub iudice comunque già in partenza lo sapevano entrambe le squadre, essendo stato accolto il ricorso dei Seamen. Questa partita dovrà essere rigiocata a touchdown, questa volta in touchdown sono andati i padovani con Priest, 31 yard di corsa con trasformazione da 2 punti, quindi il punteggio ora 35-21, ecco qua, 35-21 per i Saints. Dicevamo partita che non ha alcun valore perché accolto il reclamo dei Seamen dalla commissione di giudicanti di seconda istanza, la partita tra i gladiatori e i Seamen dovrà essere ripetuta, quindi la squadra, se dovessero vincere ancora i gladiatori, questo risultato di questa partita sarebbe valido. Intanto abbiamo un altro touchdown, è l'ultimo della partita, di Fristacchi, effettuato su un option di Davis. Ed ora siamo alla trasformazione da 2 punti, 35-29, che è poi il risultato finale. Il risultato finale di una partita che, qualora vincessero nella ripetizione della partita tra i Seamen e i gladiatori, vincessero i romani, la partita avrebbe valore, altrimenti dovrebbe essere rigiocata dai Saints contro i Seamen. Saints che sono ovviamente contenti, felici, sono moralmente in finale, anche se giuridicamente non è ancora detto, poiché appunto c'è da vedere come andrà la ripetizione della partita tra i Seamen di Milano e i gladiatori di Roma. Ed ora, per concludere, vi mostriamo una brevissima sintesi di una partita molto importante per la permanenza o l'accesso alla Serie 1 da parte di due squadre. Una, i Lancieri di Novara in maglia celeste, squadra che quest'anno ha militato nel campionato di A1, e i Phoenix, le Fenici di San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, maglia bianca con numeri e bande verdi. La squadra di San Lazzaro ha giocato il campionato di Serie A2, quindi con questa partita tenta di salire in Serie A1, viceversa i Lancieri di Novara sperano di rimanere nella massima divisione.
Ed ora touchdown per le Fenici, consueto volteggio di Harrington, giocatore di colore americano, con il calcio di trasformazione 7-0 il punteggio a favore degli ospiti. Ed ora abbiamo una corsa dei Lancieri di Novara che appunto giocano in casa allo stadio di via Alcarotti. C'è già stato un verdetto nel frattempo per quanto si riferisce all'avvicendamento tra Serie 1 e Serie A2, con la partita che ha visto opposti i Condos di Grosseto e gli Etruschi di Pontedera, vinta dai grossetani per 25-14. I Condos mantengono il loro posto in Serie A1, mentre un altro verdetto, ma questo c'era stato in precedenza, ha condannato i Towers di Bologna alla Serie A2. Passaggio non completato del quarterback della formazione novarese. Lauter, intanto ora abbiamo un passaggio completato di Poggi Pollini, il quarterback in viceversa delle Fenici di San Lazzaro. Questa è una breve sintesi di questa partita, spareggio per l'accesso alla Serie A1, accesso per i Phoenix e retrocessione nel caso di sconfitta per i Lancieri in Serie A2. Stavolta il passaggio è riuscito a Lauter. Tanto la palla ora è passata per poco ai Phoenix, che la devono subito cedere su un fumble alla squadra di casa, alla formazione piemontese. Ed ora c'è una prova di forza, peraltro inutile, della difesa emiliana. La palla era ferma, è entrata morta nel punto di massimo avanzamento del giocatore. Qui intanto abbiamo Harrington che si destreggia molto bene, giocatore di grandi possibilità Harrington. Attacco ora i Lancieri che segnano con Timeo in touchdown con la trasformazione 7-7 il punteggio, parità quindi. Ancora un passaggio, si gioca partita giocata soprattutto sui passaggi, questa tra le Fenici e i Lancieri. Ancora Harrington in corsa, dopo aver preso un pitch out, viene fermato a pochissima distanza linea di gol, c'è un fallo, avete visto. Ed ora ancora in attacco, ecco qua il touchdown segnato questa volta invece da ora, una corsa di una yarda, quindi il punteggio passa sul 15-7 a favore della squadra ospite. Viene fermato questo avanzamento novarese, difficoltà a trovare il giocatore, il compagno libero per il quarterback dei Lancieri, che deve poi correre lui stesso con la palla per non perdere del terreno, perché naturalmente se il quarterback con la palla viene fermato dietro la linea di scrimmage, il pallone viene arretrato alla successiva azione. Quindi bellissimo questo, e fortunato questa ricezione di passaggio è buona di Stiereman, uscita laterale del giocatore dopo aver segnato il touchdown. Ancora fa scuola Harrington, era Ferrara per i Lancieri che aveva segnato, ed ora segnano la trasformazione da due punti con Carnelli su pass di Stiereman. 15-15, parità quindi. Avete visto come il volteggio di Harrington abbia contagiato anche la formazione ospite. Touchdown questa volta ancora di Harrington, vediamo, eccolo qua il volteggio di Harrington, è una sfida di funamboli. Il punteggio ora vede in vantaggio gli emiliani per 22-15. Ancora Timeo in corsa, perde la palla, fumble conquistato, quindi la palla conquistata è stata conquistata
dalle Fenici. Qui c'è stato un passaggio rimasto, riuscito a restare in campo, quindi a non fermare il gioco. Era Stireman, che lo vediamo ancora prendere un passaggio in touchdown questa volta. Su passaggio di Lauter, 22-22, ancora parità, partita apertissima, bellissima. Tra l'altro non ci stancheremo mai di dire che questa volta è ancora Harrington che supera la linea di gol, altro touchdown. Non ci stancheremo mai di dire che la serie a 2, i Phoenix sono appunto, hanno disputato appunto il campionato di serie a 2, ha mostrato quest'anno veramente un gioco di livello molto molto alto. Possiamo considerare i Lancieri pari grado, se vogliamo, avendo concluso la serie 1 in fondo alla classifica. Touchdown intanto di Timeo, punteggio 29-28 per le Fenici. La differenza di punteggio è determinata dal fatto che le Fenici hanno realizzato una trasformazione da due punti, quindi hanno un punto di vantaggio. D'ora ancora in touchdown le Fenici con Marek. 36-28 il risultato. A questo punto sono le Fenici di San Lazzaro di Savena, rompono gli indugi e in pratica è qui che si decide la partita. Ci sono ben 3 touchdown successivi degli emiliani. Questo invece è l'ultimo touchdown della partita, quello che fissa il risultato sul 50-34 per le Fenici di San Lazzaro, che accedono così alla Serie 1, mentre i Lancieri scendono in Serie 2. Le Fenici sostituiscono in pratica i Towers di Bologna nel cartellone della Serie 1. L'appuntamento comunque è per il Super Bowl il prossimo 8 luglio a Parma, allo Stadio Tardini, per la determinazione dei campioni d'Italia 1989. Marco Lucchini vi ringrazia per la cortese attenzione e auguro a tutti buon pomeriggio. Da Parma, la telecronaca...